Buonasera, ben ritrovati come tutti lunedì sera con Dilettanti per Dire. Adesso siamo nell'anteprima, insieme a noi puntata di 50 minuti circa, perché si è giocato solo in Serie D, qualche recupero in promozione e poi prima, seconda e terza categoria. Abbiamo con noi un allenatore, perché non posso scrivere sotto allenatore Bagnella, perché Davide Tabozzi si è dimesso. Ciao Davide. Buonasera. Cioè, non avevi più voglia? No, non è iniziare subito. Dovevo motivare la mia squadra. La mia squadra ha vinto, punto. Quello non è un problema. No, Ma irrevocabili o... vabbè, io starò sempre vicino al Bagnella perché rispetto chi mi ha dato una maglia è quello che dovrebbero capire tanti ragazzi e non lo capiscono, perché è il mondo che è diverso. È cambiato, eh? Certo, e quindi io, guarda, se mi chiamano mister a me, è grazie ai miei giocatori. Vuoi che ti faccio l'elenco? Qua ce n'è uno. Ecco, dai, presentalo, chi è che abbiamo qua? Moris Pastorelli. Che ieri è stato contento per questo 0-0 tra Trino e Dufour-Varallo, Moris, possiamo dirlo? Certo, contentissimo. Domenica è la partita chiave, direi, del vostro campionato, perché ne mancano 6. Domenica questo Trino-Baveno mette in palio punti che valgono non 3, ma valgono 6 o 9, 12, qualcosa. Diciamo che secondo me è la partita più importante della stagione ormai, perché alla fine, vedendo adesso come siamo messi in classifica, ormai non possiamo più permetterci di perdere punti, perché davanti diciamo che ci hanno dato una grossa mano. Noi siamo stati bravi a recuperare i 10 punti che avevamo dal Briga e adesso ormai che siamo lì non dobbiamo più perdere punti, diciamo così. Ti aspettavi le dimissioni del mister, che lo conosci bene? Ma diciamo che il mister sì, lo conosco bene, e a volte mi spiazza, diciamo così, però io penso che se ha preso questa decisione avrà avuto le sue motivazioni e ovviamente è giusto così. Allora, vediamo se Guido Ferraro si aspettava le dimissioni di Davide Tabozzi, perché abbiamo come tutti i lunedì collegati con noi la prima firma di Tutto Sport, della Prealpina, del Guerin Sportivo sul calcio dilettantistico. Ciao Guido. Buonasera a te, buonasera a tutti, buona Pasqua, visto che lunedì prossimo non ci saremo. Da Tabozzi ti puoi aspettare tutto e il contrario di tutto, però microfoni spenti, prima che iniziava la trasmissione ci siamo parlati un attimo e devo dire che a Tabozzi appartiene alla categoria di quelle persone, perché prima viene la persona, poi l'allenatore, che non sono finte, quindi a volte dice le cose che possono anche un po' dare fastidio, fra virgolette, ma meno male che ci sono poi allenatori come Tabozzi che ci mettono passione, cuore, tempo, dedizione e che non sono banali, perché sennò il calcio anche a questi livelli non avrebbe il valore che invece io ritengo possa avere. Tabo? Guarda, un complimento così per me Puoi andare lo a casa. sposo domani. Ma Guido. io mi sono dimesso, io non mi sono dimesso dal Bagnella. Io smetto. Il Bagnella, devo solo ringraziarlo. I dirigenti, quando i dirigenti, adesso del Bagnella, del Baveno, del Gozzano, smettono e dicono basta, noi possiamo andare nel CSI o all'oratorio. Io non parlo, sono io che non funziono. Ho la fiammella spenta, sai il boiler quando c'è la fiammella spenta? Non parte. Quel signore lì, signore che ha visto calcio da una vita, ma calcio quello vero, mi ha solo fatto un complimento. Un complimento. E lo ringrazio. Io non ce l'ho con i miei dirigenti, li aiuto, sto vicino alla squadra, sono io che non vado più bene. Guido, hai detto una cosa giusta, Davide, no? Quando smetteranno i dirigenti del Gozzano, del Bagnella, Tutti. del Trino, del Montecrestese, della Crevolese, dell'Union Novara, fare calcio sarà sempre più difficile e il problema, correggimi se sbaglio Guido, è che purtroppo ogni giorno, vabbè no, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese stiamo assistendo a società che il prossimo anno magari non si iscriveranno ai campionati perché sta passando la voglia a tanti presidenti e a tanti dirigenti ed è un grosso
grande guaio il mancato ricambio generazionale che specialmente nel calcio nostro, nel calcio piemontese, è mancato negli ultimi 20 anni. Sbaglio? Hai perfettamente ragione. La settimana scorsa parlavo col presidente della FIGC Lombarda Pedrazzini, che era a Genova per i tornei che si fanno delle regioni tutti gli anni in questo periodo, e mi confermava quanto ci siamo detti quest'estate quando sono andato a trovarlo alla Federazione a Milano, che un po' per le nuove riforme, un po' per una mancanza generazionale nei prossimi 15-20 anni, secondo lui il 25-30% di società dilettantistiche potrebbero chiudere, perché quando perderemo Pozzo, Foglio, Tomola, Ottone, potrei andare avanti con l'elenco lunghissimo, e queste persone ci mettono soldi, passione, tempo, impegno, e sono delle razze in via di estinzione questi dirigenti. Ho fatto i nomi così per citarne alcuni, quelli che non ho citato, nessuno si deve sentire arrabbiato. Ma purtroppo anche gli allenatori, da quando io sono vissuto nell'era di Giromini, di Ottina, di Paolo Rosa, di Pinuccio Fornara, di Giampiero Erbetta, io e Roberto Cominoli, che abbiamo qualche anno purtroppo più di voi, ed erano allenatori che ci mettevano una passione smisurata, che arrivavano al campo prima, e anche i giocatori quando perdevano non andavano a dormire sereni. Adesso tu vedi i giocatori che hanno perso la partita, ecco, hanno il telefonino in mano come se non fosse successo niente. Cioè, io ho fondato una piccola società, sono stato tra i fondatori della società dove il paese dove sono nato, Reggio Castello. Io quando perdevo andavo a casa domenica sera, non riuscivo quasi neanche a mangiare dalla rabbia che avevo addosso, capisci? Adesso vanno in pizzeria come se niente fosse. Cioè, io capisco che se si incontra in due uno perde e l'altro vince, se uno è più bravo devi anche fargli i complimenti se ti ha battuto, e capisci, perché nel calcio se c'è chi vince i campionati c'è chi arriva secondo e chi retrocede, chi arriva ultimo, chi arriva a metà classifica, quindi però non significa allora perché trovo più forte, io anche se uno è più forte, a me dava fastidio perdere la briscola chiamata quando a Natale mi vedevo con i miei amici a giocare a briscola chiamata, capisci? Poi gli pagavo anche la pizza, gli pagavo anche la birra, gliene pagavo anche due, però non c'è più questa competitività che una volta c'era nella gioventù. Poi non sono tutti così, non bisogna generalizzare, perché ci sono ancora ragazzi giovani che ci tengono, capisci? Però tendenzialmente c'è questa, si sono persi dei valori, anche quando tu vai, non si trovano più camerieri perché nessuno vuole più lavorare la domenica, non si trovano più cuochi, ci sono dei lavori che sono finiti o stanno finendo, capisci? E questo si trasmette anche nel mondo dello sport, ed è una cosa che mi rattrista parecchio, capisci? Io non avrò molti anni ancora da stare al mondo, penso che fra 30-40 anni vi saluto tutti e me ne vado, capisci? Perché voi volete mandarmi via prima, ma se resisto resto qua ancora 30, magari 40, capisci? Mio papà è morto quasi a 100, mi piacerebbe passare i 100, so che non succederà, ma se succede, capisci? Spero che quando verrete al mio funerale non direte solo che ero un rompiballe come facevo quando venivi a Novara, che credo che te sei tra quelli che magari grazie a me qualcosa hai imparato, poi sei diventato bravo e sei andato per la tua strada, ma ti ricordi la tribuna sportiva, i cazziatoni che giravano, capisci? Non solo a te, perché tu eri già bravo di tuo, però queste cose qua aiutano. Oggi se sgridi un ragazzino è finito il mondo, invece se lo sgrido perché gli voglio bene, perché lo aiuto a crescere, capisci? E tu hai un allenatore lì, te lo può confermare. Cioè, se l'allenatore si arrabbia con i suoi giocatori, e lo fa per il bene dei suoi giocatori, non lo fa perché, non fatemi dire una parola brutta, che sono ancora in fascia protetta. Vedevo che anche Morris annuiva quando parlava Guido, no? Sì, sì, io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Guido, perché purtroppo, diciamo così, mi rendo conto anch'io che i tempi sono cambiati, le generazioni sono cambiate, e io in primis mi ricordo quando ero giovane che tutto quello che potevo dare lo davo, perdevo, mi arrabbiavo, come diceva lui, magari c'era una sera che magari o con la mia famiglia o con la mia morosa, guai che mi parlava insieme, perché c'avevo un nervoso dentro che non ti so spiegare, e invece oggi ti rendi proprio conto che la partita finisce, vinci, perdi, per tanta gente non cambia niente, e anch'io questa cosa qua non la riesco a sopportare, purtroppo. Tabo, poi voglio chiedere a Guido sulla serie di giocata. Io, Guido, ha visto il calcio, quello vero, cosa parlo io? È la verità, perché quando tu dici ai tuoi giocatori facciamo allenamento domani, no domani mister, ma magari sa, forse sono io che ho sbagliato, ripeto, io non mi dimetto dal Bagnella, mi dimetto dal calcio, dopo ne parliamo, è solo una rissa continua, c'era una biscia negli spogliatoi, no, ma di cosa parliamo?
Di cosa parliamo? La missa dello spogliatoio? No, ma lasciamo perdere. L'ho promesso a un tuo amico che lo dicevo. Ma non è quello, non è quello. Io non sono nessuno. Se mi chiamano mister è perché per i miei giocatori che ho avuto. Adesso non ti rispettano neanche. Gente che non sa stoppare la palla ti risponde, non ti rispetta. Io divento matto. Guido, il nuovo, dopo torniamo con te, il nuovo allenatore del Gozzano, ieri un pareggio per il rossoblu contro il Vado, l'ARG Ticino che vince, sale al terzo posto, Borgosesia lo sappiamo già retrocesso, giovedì c'è un derby della Cremosina che conta tantissimo per il Gozzano, penso sia il più importante degli ultimi 10 anni, forse esagero, però per il Gozzano questo è un derby che veramente ha un significato enorme. Sì, anche perché ieri sono usciti, come spesso accade a fine stagione, dei risultati un po' particolari. La Lavagnese, che comunque ha fatto un mercato importante nel ritorno a un viaggio a rimini da playoff, ha battuto la capolista Alcione. Il Dertone ha pareggiato con l'Albenga, sbagliando pure un rigore per parte, più pesante quello sbagliato dal Dertone al 87esimo. Adesso le giornate stanno finendo, il Gozzano deve assolutamente tornare al successo. Ieri ha fatto un ottimo primo tempo, poteva finire anche 2-0, ha sbagliato il rigore possibile 2-0, c'erano degli addetti ai lavori a vedere dei giocatori, ci siamo sentiti ieri sera e il Gozzano ha fatto un grande primo tempo, affrontava una squadra che veniva da 5 vittorie consecutive e quindi, come puoi pensare, non è un pareggio di ieri che stona, è che il Gozzano vince un po' poco, ecco, mettiamola così. Adesso ha una serie di partite che non può assolutamente sbagliare, iniziando dal derby della Cremosina di giovedì, dove però l'incognito di affrontare una squadra che non vince da mesi, un po' per la legge dei grandi numeri, un po' per la rivalità che c'è ancora, perché il Borgosesia chiaramente vorrà chiudere la stagione vincendo almeno una partita nel girone di ritorno nel 2024, non è una partita un po' trappola. L'ARG Ticino invece ha vinto sabato a Pinerolo, una partita importante, si è rilanciato in ottica playoff per il secondo, terzo, quarto posto, è apertissima la lotta. Ti posso anche dire che vedi il Varese sul campo del Pondonna, parlavo con Cotta ieri sera, ha fatto 2-2, ha segnato 2 under, domani andranno sul podio della Prealpina, sul pezzo che farò, che ho fatto per il podio della Prealpina, e ha rischiato anche di perdere. Oggi affrontare le ultime della classifica non è così scontato. Fabio Nisticò del Chieri, che le ultime 2 partite gioca con Pondonnaz e Borgosesia, mi ha detto giustamente: sulla carta sono 6 punti, però poi sono tutti da conquistare. Certo. Grazie Guido. A voi, alla prossima. Ci vediamo quindi. Buona Pasqua a tutti. Ciao Guido. Grazie Guido Ferraro. Facciamo così. Cominciamo dall'ARG Ticino, vedendo il servizio del successo Pinerolo, Davide e Morris, terzo posto in classifica, l'ho detto nel servizio, l'impressione che il momento negativo sia alle spalle, questa è una squadra che se adesso comincia a correre può davvero diventare la favorita per il terzo posto e può anche puntare al secondo. Sicuramente, la qualità, poi la struttura, tutto un insieme. Poi Libisce no nello spogliatoio? No, non penso, però si fa calcio, anche se sei in terza categoria, devi fare le cose, le regole, i 10 comandamenti ci sono anche nel calcio. Quali sono? Dopo te li dico, è lunga, però l'ARG Ticino fa calcio, fine, e poi i risultati arrivano. Morris? Sì, alla fine, cioè, se alle spalle c'hai una società, c'hai un buon allenatore, un bel gruppo e gente che ci dedica anima e cuore, alla fine i risultati arrivano. Vittoria dunque a Pinerolo, 1-0, gol di Parravicini, anche lui è arrivato nel mercato di riparazione e insomma già decisivo più di una volta. Vediamo. Fa festa la ARG Ticino che vince nell'anticipo a Pinerolo 1-0 e compie un passo importantissimo per la conquista dei playoff. I verde e granata si mettono alle spalle ormai definitivamente il momento negativo. Una partita comunque complicata, quella giocata nel Torinese. Un inizio di match con gli ospiti che ci provano subito al sesto, la palla di Bugno per l'inserimento di Sansone che calcia alto da ottima posizione. Il Pinerolo gioca una partita prettamente difensiva e si vede solamente Parravicini intorno alla mezz'ora con un colpo di testa che termina a lato. I primi 45 minuti al quinto
Arriva il gol che decide la contesa. Bugno se ne va sulla sinistra, mette in area un pallone che Parravicini con un meraviglioso colpo di tacco insacca, trovando il gol che di fatto decide la contesa. Al 18° ci prova il Pinerolo con Ciliberto, girata però che termina fuori. Al 22° Dorazio con una sventola da 35 metri non va lontano dal bersaglio, palla alta di poco sulla traversa. Alla mezz'ora la chance invece è per Parravicini che in due circostanze spreca l'occasione del 2-0 calciando fuori la palla. Vince la RG Ticino 1-0. Prima di vederci anche il Gozzano, volevi fare una precisazione sulla biscia. Non è a Che non è, Bagnella, perché io ho no, capito. Ah, a ecco. Bagnella ci sono i pesci e le anatre. Ah, boh, no, Io, però. guarda che io non parlo male di Bagnella, No, però io non l'avevo mai. capita, anche lui non l'aveva Ma capita. Però a sono casa, ho capito, ma a stufo di casa poi tutto. pensano che fosse. No, 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 guarda, Bagnella, sono persone serie e io non sputo mai nel piatto dove mangio. Io No, non ho però lasciato è Bagnella. giusto specificarlo Ah, ok, perché vabbè, ti quello, ma devo dire quello era quello una anche a casa. cosa tra i miei. Sai, qualche giocatore ormai lo conosco, no? Sono 15 anni, guarda, Che rompi, lui sa sì. che sono un rompiscatole, mi ha visto piangere, Comunque io non io ci. piango quando vinco, eh? Chiedilo, Sì, è vero, è vero. chiedilo. Ma ascoltami, io non ci credo che però la fiammella è spenta. Bisogna solo sapere È riaccenderla. Quindi spenta, tu non mi si dici può questa sera. litigare tutte le domeniche, litigare, non c'è neanche l'area tecnica, non ce la Ho capito, faccio, prima che tu io non non sono ascoltami, nessuno. mi dici questa sera, mi stai dicendo che Davide Tabozzi ha terminato la sua carriera da Sì, allenatore? a meno che Io mi non ci credo. chiama la No, Juventus. Juventus, ok, dai. Sai, nel calcio, guarda che può succedere tutto. Stanno succedendo delle cose e tu fai il furbo, ma tu le sai benissimo, più di me, di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra, ok? E tu lo In sai, quale città? ridi In quale sotto i città? baffi In quale a città? Omigna, al mio paese. E tu ridi, ma sai tutto, no? È possibile anche che nel Ricordi che a calcio Omegna io non c'è diventi Juventino, foglia che si muova senza che lo sappia. ok? Bravo, no, Juventino proprio no. Però può succedere qualsiasi cosa nel calcio. Io ripeto che quando i miei dirigenti, adesso parlo dei miei dirigenti perché sono a Bagnella, o ero a Bagnella, o sono a Bagnella, quando loro smettono, noi andiamo a giocare all'oratorio, Ah, c'è la Quindi Bagnella. bisogna solo togliersi il cappello Ma rimangono lì? davanti ai miei dirigenti. Perché Rimangono lì? Eh mi fai questa domanda? no, così, prima Io non maniera. posso rispondere per gli altri. Io so che i miei dirigenti sono persone serie, dal mio Io credo presidente che rispondo io. Rispondo, secondo me rimangono lì. L'hai detto tu, però Secondo me io non rimangono lì. posso rispondere per gli altri. Vabbè, Nonostante qualche sirena, ecco. sirena, altro che sirene, ci sono le Morris, guarda. Però le persone che fanno qualcosa per la città, adesso tolgono il campo di agrano? Sì, È dovrebbero fare. vero? Sì, in teoria c'è un progetto adesso per fare un'area sportiva, cioè un'area attrezzata per le feste, Di scusami. quale sport? Ah, delle feste. Sì. Allora facciamo festa. Guarda, la festa si fa anche in piazza. Sì, c'è un Ma sono progetto. 50, 60 anni che c'è il 60, campo. 60. Sai quanto costa smantellarlo? Allora, i soldi per smantellarlo, mettilo a posto. Non c'è più un campo per fare allenamento. Ma di cosa parliamo? Ma sai perché non faccio, se faccio il politico con la giacca e la cravatta, a me viene giù anche il motarone. Viene giù il motarone. Togliamo il campo, ma l'agrano dove si allena? Che Infatti c'è ha fatto bene quest'anno, è una bella a società, rischio il futuro. gente A rispettabile. rischio il Ma futuro, infatti. perché? Ma perché? Mettiamo a posto il campo dell'agrano, allarghiamo il campo, facciamo il sintetico, perché non investe niente nessuno? No, ma in teoria dovrebbero fare la Verta. Ma non raccontatemi stupidaggini, per favore. No, no, in teoria sì, Adesso voglio diventare anche un dirigente e politico. Ciao. Ah, ecco perché. Mi Ecco perché arrestano lasci dopo il un calcio. mese, Morris. Un mese, mi Ecco perché lasci il arrestano. calcio. Ti faccio vedere Gozzano, va così Va almeno sei bene. Brava, una contento. bella società. Vediamo. Termina in pareggio 1-1 allo stadio d'Alberto tra Gozzano e Vado. Un punto importante per il rossoblù ottenuto contro una delle big del campionato. Parte bene il Gozzano che pressa e costringe il Vado alla difensiva nei primi minuti. La prima occasione al quinto con Pennati che da ottima posizione calcia alto di mezzo metro.
sulla destra Schimmenti è un fattore nel primo tempo e sugli sviluppi di un corner da lui conquistato arriva il vantaggio al nono, spizzata di Dalmasso a pochi metri dalla linea di porta, Pereira l'appoggia dentro di petto, spalla, proteste ospiti per un presunto fuorigioco che sembra per la verità non esserci. La reazione del Vado non arriva, al 26esimo rigore ineccepibile per il Gozzano, dal dischetto va Pereira che calcia malissimo, collo esterno che esce di un paio di metri, primo squillo ligure al 33esimo con un sinistro dal limite che Vaggi alza sopra la traversa sul successivo angolo, schema e tiro da fuori di Codutti che ancora Vaggi disinnesca con un intervento non semplice. Al 39esimo Capra disegna un grande cross su cui Mercai non ci arriva per un centimetro. Due minuti dopo, al 41esimo, Mercai la palla la trova sull'assist di Ferrieri, ma il suo colpo di testa da pochi passi è impreciso. La ripresa si apre con il pareggio del Vado dopo soli tre minuti. Lo firma Valagussa con uno stacco perfetto sul cross di Mercai. Da qui in avanti il Vado ci prova aumentando la pressione, ma il Gozzano non rischia di fatto nulla fino al 39esimo, quando un pasticcio difensivo rischia di costare grosso alla squadra di Espinal, che però si salva, finisce così 1-1. Come si può salvare il Gozzano, come può evitare i play-out, Davide Morris? Beh, dirlo sai, qua seduti è facile, però devi giocare, devi... Calcio non si inventa. Come si affronta la partita di domenica, cioè di giovedì, col derby a Borgosese? Quello è fondamentale, è la partita della vita e poi devi motivarla, devi fare. Poi il calcio, due minuti, l'ultimo giocatore espulso. Ieri la mia squadra ha vinto in 10, giovedì sera non facevamo gol neanche fino alle 3 di notte. Ieri in 10 abbiamo vinto. Vedi, abbiamo vinto. Sì, non hanno. Certo. Morris? Ma io penso che adesso il Gozzano da qua alla fine della stagione ogni partita deve giocarla come se fosse una finale, perché alla fine non deve far passi falsi, deve far più punti possibili per riuscire a... Anche perché la quota salvezza si è alzata, 43, 44, quindi bisogna sì, fare i conti. 40, 43, 44, se... sì. Però... La partita di giovedì è veramente la sliding door della stagione per il Gozzano. Allora, andiamo a sentirci Espinal nel dopo partita, dopo questo pareggio, 1-1 contro il Vado. È appena finita la partita tra Gozzano e Vado, 1-1, siamo con Vinicio Espinal, nuovo allenatore da qualche settimana di Rossoblù. Sentiamo subito una prima impressione. Ma sì, è stato bello finalmente giocare nel nostro stadio, ancora non avevo avuto il piacere di far la partita nel nostro stadio. Un risultato che 1-1 muove la classifica, un po' di rammarico soprattutto per il primo tempo che abbiamo eseguito. Abbiamo visto dalla tribuna un'ottima prima mezz'ora, purtroppo c'è stato quel cosa che capitano nel calcio, rigore sbagliato, che avrebbe potuto dare il 2-0 e probabilmente cambiare poi l'esito della partita. Il secondo tempo invece abbiamo visto una squadra un po' più contratta. Sì, diciamo che è stata una sliding doors, nel senso che poteva darci quell'ottimismo, quella carica per finire la partita. In realtà poi diciamo che abbiamo subito un po' questo errore, dobbiamo lavorare su queste cose dal punto di vista mentale. E poi rientrati, prendere gol subito, anche un gol fatto da loro, e questo un po' ha messo magari un po' di paura, che in questi casi purtroppo c'è, ma dobbiamo toglierla perché il nostro obiettivo è lì e dobbiamo andarcelo a prendere. Mancano poche partite, che saranno tutte delle battaglie. Adesso, nonostante la Pasqua, il Gozzano non si fermerà mai perché ha il recupero da fare con l'Alcione, e due partite difficili da affrontare, perché una con una squadra in coda alla classifica e poi subito dopo si affronterà invece la prima della classifica, quindi sarà proprio un diverso modo di doversi approcciare. Beh, noi indipendentemente da tutte le partite sono, come hai detto tu benissimo, delle battaglie e dobbiamo cercare di fare punti in tutti i campi dove andiamo, perché il nostro obiettivo è importante e ci servono i punti per arrivare, e le partite sono poche, quindi l'approccio di ogni partita è quello di cercare di portare dei punti a casa, e mi auguro che la prima mezz'ora dia fiducia ai ragazzi e che riusciamo a fare non più mezz'ora ma tutta la partita in questo modo. Abbiamo sentito le parole di Espinal, che è stato scelto per il dopo Schettino. Ti ha sorpreso l'esonero di Schettino, Davide?
Un po' sì, però poi se non conosci le realtà è inutile parlare. Io mi arrabbio quando parlano di me o di un... Cosa parli? Cosa ne sai? Se io non faccio arrivare il papà non ti salutano se non fai giocare il figlio. Cosa parli? Cosa vuoi? Poi se ti salutano... Tu sai. Lo fa giocare se lo fai giocare ti baciano. No, poi dicono, lo fa giocare perché lo saluta. Eh beh, certo, ma... Vedrò un ragazzo, no? E Schettino non penso che voglia perdere le partite. Ma è sempre così, la colpa è sempre dello scemo in panchina. Come dice Bobone ieri, dice, è un lavoro a perdere l'allenatore. Se vinci sono bravi i giocatori, se perdi sei un coglione tu. Ascoltami adesso. È la verità. Il tuo allenatore, vogliamo parlarne? Dopo ne parliamo di Allegri. Adesso facciamo una cosa, andiamo un attimo a chiudere anteprima di Tanti per Dire, poi torniamo dopo la pubblicità. L'avete visto scatenato già, perché stasera è veramente scatenato. Quindi ci vediamo tra poco con Davide Tabozzi e Morris Pastorelli dopo la pubblicità. A tra poco. E rieccoci dunque dopo l'anteprima, avete visto che sono ospiti l'allenatore ex del Bagnella, Davide Tabozzi, e Morris Pastorelli. Perché ridi? Non ho capito. Perché mi viene da ridere sull'ex, per quello, dire ex mi viene un po' da ridere. Io te l'ho detto, Bagnella gli voglio bene. Ma l'ho capito, però mi viene da ridere ex, per quello. Ok. È un termine che non mi esalta, ex, non mi è mai piaciuto, okay. Ex giocatore, ex allenatore, ex presidente. Sì. Anche perché insomma uno... Se è una cosa lo rimane più o meno per sempre, quindi... Bravo. Come Ferrero Rocher. Ambrogio, Ambrogio. Bravissimo. Pare che siamo in diretta. Vabbè, ho capito, però Ambrogio mi è sempre piaciuta quella pubblicità di Ferrero Rocher, una delle mie preferite. Scusami, lo chiedo a tutte e due, va? Chi è il miglior presidente che hai avuto in questa fino ad oggi? Guarda, che domanda. Io non, guarda che io ho avuto... Perché stavamo parlando di presidente mentre andavo. Guarda che io ho avuto pochi... Adesso non è che sono Mourinho, ho avuto tre presidenti, Pianelli per me era il numero uno. Sai chi è Pianelli? Sì. Non sai quel calcio lì. Io quando ho nostalgia guardo Ronaldinho, guardo Claudio Sala. Io quando non ho nostalgia no. Io, a me piace la San Benedettese, lo sanno anche i Muri oramai. E quindi... Su Inter mi si aprono sempre questi link del calcio marchigiano, del calcio... Ragazzi, ma non so, ieri ho visto una partita osimana, non mi ricordo più cosa, 3.000 spettatori. Civitanovese, Maceratese, 5.000 spettatori, fantastico. Io invece ieri sera ho visto il TG5 e mi ha fatto dire, ho pensato, ho fatto bene, lascio il calcio, perché un papà che va a dare una testata all'allenatore dei Pulcini... Dobbiamo farci vedere. Sto seguendo la pallavolo perché ho le figlie che giocano a pallavolo e ci sono dei papà con i tamburi esauriti, bambine di 13 anni. Poi noi del calcio siamo dei deficienti, va bene. Sì. Papà con i tamburi, 13 anni, bambine, bambine. Sono d'accordo. Tu non hai visto al TG5 che un papà è andato nei Pulcini ha dato una testata perché l'allenatore ha chiamato il bambino per allacciargli le scarpe. Lui pensava fosse sostituito e gli ha dato una testata. A parte che i genitori, come dico, da 50 anni non devono andare in campo. Invece tu ti trovi mamme, papà, nonne, bisnonni in campo, negli spogliatoi, con le scarpe e asciugare i capelli ai bambini. Lasciateli stare, non ve li tocca nessuno. Si arrangiano da soli, imparano a fare calcio. Sai cosa mi accenderà la fiammella la prossima volta? Forse vado è già nei bambini. È già cambiato. Nei bambini. Voglio che i bambini vengano in prima squadra e almeno la tattica individuale la tecnica, sappiano. La tecnica. No, amore, tu parla di basket. Tattica individuale. 10 comandamenti, 5 di possesso, 5 di non possesso. Se vuoi parlare di calcio... Mandami qua chi vuoi, non me ne frega niente. Quali sono i 5-5? C'è tempo? Vai, dimmi i primi tre. Dai. Te li dico? I primi tre fondamentali. Capisci? Quello devono imparare ma li voglio i ragazzi. Adesso.
non la tattica 4-3-3, nei giovanissimi 4-3-3, poi non sanno prendere posizione, non sanno marcare, non sanno calciare in porta, quello è il calcio. Poi dopo noi facciamo la tattica collettiva, ma che arrivino in prima squadra, allora vado sotto, visto che io l'unica cosa che ho studiato è quella, vado sotto e insegno ai bambini. Non voglio i genitori, mamme, nonne, bisnonni, non voglio perché litigo. Litigo già in prima squadra, sono stufo. Guarda, io ho visto, mi ha dato fastidio, ti dico la verità, hai toccato un tasto giusto, che tante volte si dice il calcio, genere. Però per osmosi anche altri sport iniziano ad avere certi comportamenti da parte dei genitori intollerabili, sono d'accordissimo. Cioè, quando vado a vedere giocare mio figlio a pallacanestro mi metto da solo, senza vicino, idem. Ma non per essere snob, perché qualcuno può pensare, ecco lo snob, no, non avete capito, perché sentire le stronzate che dite non le voglio sentire. E quindi se mi metto da parte, no, te la tiri. Sì. La tiri. Vero. Hai capito? Perché io vado a pallavolo, sto in un angolo, di pallavolo non so niente, non so le regole, però vedo genitori che sì. Ma lo sono d'accordissimo, ma io sono proprio... Figurati nel calcio. Allora, ieri mi ha detto, ma Dani, non so se venire perché non... Ti stai divertendo, ma non sapevo ci fosse lui, sennò te l'avrei detto di sì subito. Ti stai divertendo, eh? Chi è che è il miglior presidente che hai avuto? Ecco, speravo ti dimenticassi di questa domanda, però... Ma guarda, ti dico, a livello di ambizioni, per me Bellosta, anche se l'ho avuto per un anno solo, è stato quello che comunque ti faceva credere di voler fare qualcosa in più. Domani mi arriva la chiamata di Vittorio Bellosta dopo questa frase. Certo. Non è neanche quotata la chiamata. Sai qual è che era la cosa giusta di Vittorio Bellosta? Te lo dico. Forse l'ho già detto qua. È che era un presidente che poteva sentire due frasi tue adesso, due frasi di un avversario, il giorno dopo ti chiamava e diceva, ma quello cosa ha detto ieri? Cosa ha detto di male, dai? No, per farti capire che lui era presente, sapeva tutto. E quel presidente, quando un presidente è così, con i suoi pregi e i suoi difetti, l'allenatore, la squadra, gli altri dirigenti lo avvertono, non si prendono certe libertà, sono sul pezzo, non vola una mosca nello spogliatoio quando c'è il presidente. Sì, ma infatti quello conta, certo. Il suo pregio più grande, secondo me, era che sapeva gestire le situazioni, nel senso che quando era il momento di venire nello spogliatoio e, tra virgolette, ribaltare lo spogliatoio, lo faceva. Quando era il momento di unir lì, farti complimenti, te li faceva. Cioè, sapeva gestire le situazioni. Cioè, ci sono tanti presidenti che sono lì, che magari non li vedi per due mesi e queste cose qua, secondo me, non vanno benissimo. Ciao, quello conta, avere una figura importante. Io ho lasciato Plumbai in panchina, è arrivato il presidente, come ti mi taglia la testa? Plumbai, non Pinco Pallino. Perché l'avevi lasciato in panchina? Perché in quella situazione io pensavo... Cosa è finita con la partita? Ho perso 2-1 con la Biellese. Lo sapevo già questo. Ah, lo sapevi? Sì, me l'avevi già raccontato. Io il Pluto lo sento, le persone, il presidente, se mi doveva mandare a quel paese, mi mandava a quel paese. Faccio la domanda a Morris e poi ci vediamo al Borgosese e poi ci vediamo la prima categoria. Dopo tutto quello che è successo, ho detto che non ti avrei fatto la domanda sull'Omegna, poi mi ha detto, ma se vuoi fammela. Dopo quello che è successo, sei ancora un tifoso dell'Omegna o... Ma io ti dico, cioè, a me nessuno mi sentirà mai parlare male dell'Omegna Calcio, perché alla fine in 6 anni che sono stato là non mi è mai mancato niente, ho sempre avuto a che fare con persone d'oro. C'è stata solo una persona con cui ho avuto dei diverbi, diciamo così. E mi spiace di questo, perché alla fine è sempre stata una persona che c'è sempre stata stima reciproca e lo conoscevo già da prima di andare nell'Omegna e io, come gli altri due ragazzi che ci siamo trovati in questa situazione, ci siamo rimasti veramente male, perché tante cose da quella persona lì non ce le saremmo mai aspettate, a maggior ragione che vive di questo. E quindi dovrebbe sapere ancora di più degli altri come funziona questo mondo. E penso che noi non abbiamo ammazzato nessuno e non abbiamo mancato di rispetto a nessuno e abbiamo semplicemente scelto fare un'altra scelta. Di cambiare aria, punto, basta. Il Borgosese, ci vediamo a servizio. Una partita che è lo specchio della stagione.
Il Borgo Sesia torna da Voghera con una sconfitta immeritata, con il gol preso nel secondo tempo nel miglior momento della squadra granata. Peccato, perché la squadra di Kretaz avrebbe meritato quantomeno il pareggio. Primo tempo che si apre con la chance lombarda. Al quinto Gilli salva sulla linea la conclusione di Gerace. Vogherese ancora pericolosa al 24esimo, con Vittoni attento sulla punizione calciata da Giglio. Sempre il numero uno del Borgo Sesia è provvidenziale al 27esimo, quando respinge il tiro di Occhi Pinti. Diverso il secondo tempo. Subito Henin semina il panico e mette in mezzo un cross su cui non arriva nessuno. Al secondo, sempre lui, costringe Tota a mettere in angolo. Sul successivo corner, deviazione di Manara, palla fuori di poco. Proteste del Borgosesi al quinto per un fallo di mano di un giocatore di casa su tiro sempre di Manara. Il direttore di gara lascia correre. Ancora Henin prima e poi Maselli mettono i brividi alla difesa della Vogherese, che al primo affondo però passa. Al 24esimo, infatti, dopo una serie di rimpalli, il pallone finisce sui piedi di Losio, che non sbaglia, firmando il vantaggio e il gol che decide la contesa. Il Borgosesia ci prova con generosità, ma si espone alle ripartenze. Vittoni, in pieno recupero, evita il 2-0 su Trevisiol. Allora, ieri l'abbiamo detto in apertura, c'è stato il pareggio 0-0 tra Trino e Dufour-Varallo, il KO dell'Omegna 3-0, e ho letto anche il post sui social da parte della società che evidenziava come in questo momento forse convenga iniziare a guardarsi dietro e non più davanti. Tabo, chi è la tua favorita per questo campionato di promozione? Tu che? Ma questo, sai, io sono fuori, non so, io tifo per i miei ex giocatori, sicuro. Poi ieri il Trino ha buttato via un'occasione di quelle che per me il Trino ha un signor allenatore, perché è un signor allenatore. Perché sai che dico la verità, Hanno buttato via questa cosa che mi sembra strano, però capita nel calcio, capita tutto nel calcio. La favorita non lo so, se lo giocano loro, io tifo per i miei ex giocatori, perché sono contento se lo vincono. Sai quante parole gli ho detto a loro per vincere? Lui è testimone. Confermo. Lui è testimone. Vincere! Ci sono squadre che non hanno mai vinto il campionato. Lo so. Giocatori che non hanno vuoi che ti scrivi? No, giocatori, vabbè. Ma squadre, vuoi che dopo ti dico i nomi? No, dimmi adesso. No, te li dico dopo. Ci sono squadre che uno non sono mai arrivate. Ok? Io se loro lo vincono sono contento per loro, perché li voglio bene. Ieri il Trino ha buttato via un'occasione perché è lì, E sei d'accordo sul discorso vice di Romagna che deve guardarsi un pochettino dietro adesso? O? Ma no, vabbè, adesso non esageriamo adesso. Morris? No, io allora riguardo l'Omegna, io sono convinto, come lo è il mister, che penso che la salvezza possono stare tranquilli sotto questo punto di vista. Riguardo chi vince il campionato, mi trovo in difficoltà perché non voglio essere di parte, però non posso neanche dirti lo vinciamo noi, perché c'è anche il Briga che è un'ottima squadra, c'ha mezzo boulet dall'anno scorso e quindi siamo tutte lì, adesso lo vincerà chi sbaglierà meno. Ecco, domenica è una giornata importante perché c'è un Feriolo-Briga e il Feriolo deve far punti per ottenere la salvezza, e poi c'è questo Trino-Baveno. In prima categoria, ieri pareggio 1-1 tra Piedimola e Trecate, sorride l'Orna Vassese che riallunga dopo anche i recuperi, insomma sembra poter essere l'allungo direi decisivo per la vittoria di questo campionato, perché mancano anche qui 6 giornate, 26, 27, 28, 29, 5, 6 non mi ricordo mai, 5 giornate, è fatta? Ero al telefono con un mio ex giocatore, suo amico. Con Elka? Io non ho fatto nomi. Vabbè, dico io. Che mi ha chiesto, ma mister, cosa hai fatto lì? Io ho voluto solo spronare la mia squadra. Ma chi lo vince? Ornavasso. Ornavasso, vabbè. Il mio obiettivo sai qual era? Vincere a Ornavasso. L'Ale mi ha detto, ma vincere a Ornavasso, poi l'Ornavasso vince. Sono per bravi. Dimostrare qualcosa. A due giocatori, miei ex giocatori, Fovanna e Elka, che possono giocare in eccellenza quando vogliono. Ok? Poi è un campionato di livello, poi si offendono tutti, basso.
ma proprio basso. Chi rinvia più lungo vince. Che non mi parlino di calcio, veramente. Ti faccio vedere il piede di Molera, sei contento? Sì, sì, fammi vedere il piede di Molera. Vediamo il piede di Molera. Il match playoff tra Piedi Molera e Trecate termina 1-1. La gara regala un gol per tempo, ma è fortemente condizionata dal vento. La cronaca. La prima emozione del match al quinto, con Squillaci che dopo un ottimo spunto personale sulla sinistra mette al centro una bella palla, intercettata in area piccola dalla difesa ospite. Al settimo, interessante combinazione nell'attacco novarese che libera Moscardi, il quale da ottima posizione non concretizza. Al 14esimo, lancio lungo di Naggi per Vadalà, che dalla distanza tenta di approfittare del vento con un pallonetto, ma va largo. Al 28esimo, Vadalà, questa volta in versione assist man, serve un cioccolatino per Audi, che in area piccola, in scivolata, fallisce clamorosamente il tapin. Il Trecate, al 33esimo, sblocca la gara. Cross dalla destra per Centrella, che sulla parte opposta viene dimenticato dalla retroguardia gialloblu e va al tiro a portiere battuto. Colombo sulla linea tenta il salvataggio, ma Coppola sottoporta e lesto a ribadire in rete. Al 43esimo gli ospiti avrebbero la possibilità di raddoppiare, con Centrella che approfitta di una disattenzione degli ossolani e si invola verso la porta. Provvidenziale l'intervento di Rizzetto. Prima del duplice fischio, l'estremo difensore di casa pesca direttamente Vadalà, che calcia al volo. Chiovende in due tempi fa sua la sfera. Al rientro dagli spogliatoi, il Piedi Molera pareggia subito i conti. Al quinto, punizione dei 20 metri battuta magistralmente da Squillaci, che centra il 7 e fa 1-1. Bella occasione per il Trecate al 21esimo, grazie ad una punizione a tagliare per Moscardi che scatta alle spalle della retroguardia di casa e calcia a botta sicura. Mainini sulla linea salva, poi una serie di rimpalli e la difesa sventa. Altro brivido per gli ossolani al 43esimo, con Moscardi che in area piccola spreca una clamorosa palla a gol. Il secondo tempo è molto più frammentato, con il vento che la fa sempre da padrone. Al 36esimo ci prova Audi in seguito a una rimessa laterale, ma va largo. Non succede più nulla di rilevante e termina così 1-1 tra Piedi Molera e Trecate. Prima delle interviste, se ci vediamo la classifica, Davide e Morris, i playoff tra la seconda e la quinta si fanno, sì o no? Ma non lo so, guarda, è un campionato talmente strano che... pensa se... pensa se, dai! Ma bastava vincere giovedì, avevamo 38 punti, cioè... Ma è un livello basso, è inutile che mi raccontano la rava e la fava, posso dirlo? C'è libertà di parola, giusto, nel mondo? E allora un livello ma basso, ma proprio basso, e spero che l'Ornavasso vinca il campionato, perché ho tanti amici a Ornavasso, mi sono simpatici e spero che lo vincano. Volevo vincere a Ornavasso, ma ho dovuto anticipare la mia decisione, però volevo andare a Ornavasso e vincere. Ascoltami, poi c'è Gravellona che ogni volta che sembra uscire dalla zona playoff piazza 6 punti in 2 giornate. Io l'ho visto mercoledì col Carpignano, ieri ha vinto. Ma guarda che il Carpignano è una buona squadra. Sì. Il Carpignano è una buona squadra. Quindi merito Agostini, merito alla società. Certo, ma nessuno dice niente. Morris? No, io ti dico, secondo me Agostini ha fatto un lavoro in questi anni che... fuori dal normale, secondo me, perché prendere dei ragazzini giovani, perché alla fine è sempre stata una squadra giovane, il Gravellona, e andare in una seconda categoria, vincere il campionato e comunque andare in prima, alla fine dire sempre la tua, perché... Stato perdendo il giocatore più rappresentativo, passato al Verbagna 3 mesi fa. Quindi anche Sciopo... Fioretti, anche Torricelli hanno perso. Sì. E sono sempre lì, quindi vuol dire che qualcosa... Cioè, se sei sempre lì, c'è un motivo, sì, no? Sì, sono d'accordo con te. Questa è la verità. Le interviste di Piedi Molera, eccotele, così le sentirei con gioia. Sentiamole. Mister, quest'oggi un 1-1 in una gara sicuramente condizionata dal vento, ovviamente per entrambe le compagini. C'è stato un gol per tempo, nel secondo tempo siete riusciti a pareggiare subito i conti, poi forse è prevalsa un po' di più la paura di perdere piuttosto che la voglia di vincere? Ma per quanto riguarda il vento, sicuramente ha condizionato notevolmente la partita, perché... E poi quest'anno è anche la prima volta e purtroppo non siamo riusciti, penso sia noi che loro anche, perché loro sono una bella squadra, lo stanno dimostrando,
credo che sia una squadra che oggi ha dimostrato proprio il fatto che è seconda in classifica. C'era molto timore all'inizio della partita perché noi arriviamo da due partite in settimana e niente, praticamente credo che più per la paura di perdere era, secondo me, proprio ci mancavano le forze sia fisiche che mentali delle altre partite, perché già noi abbiamo avuto qualche problema, qualche giocatore in campo con gli acciacchi. E io sono soddisfatto di questo punto perché dipende anche dall'avversario che incontri. Questa settimana è stata una settimana molto impegnativa per la squadra, perché alla fine, cioè, mercoledì siamo usciti con un punto importante, però abbiamo preso gol all'ultimo, forse mercoledì c'era da fare considerazione del fatto che c'è molta più amarezza. Oggi invece, ripeto, un po' le situazioni del tempo, un po' il fatto che alla fine non abbiamo potuto preparare bene questa partita perché mercoledì abbiamo giocato, però la squadra non voleva perdere, siamo entrati in campo per vincere, ma alla fine eravamo sotto 1-0, penso anche nell'unica occasione che hanno fatto loro il primo tempo, e niente, andiamo avanti perché dobbiamo recuperare energie, dobbiamo recuperare giocatori, e adesso facciamo Pasqua, tutti recuperiamo e poi alla ripresa sono convinto che faremo un bellissimo finale di campionato. Ora manca ancora il presidente Tomola, che sentiamo tra poco. Chi è il miglior tuo collega in prima categoria? Mio collega? Allenatore. Ma sei un allenatore? Mi fai queste domande? Dimmi chi è la più bella del Piemonte. Cosa c'entra? La miglior giornalista, ti rispondo. Chi è il miglior giornalista d'Italia? A me piace Roberto Bonanti, dico, o Gianluca Di Marzio. D'Italia, ha detto. Tu hai detto della mia categoria? Sì, della tua categoria. Marco Livorno. Marco Livorno, ok. Perché sa quello che fa. Basta. Ti va bene? Sì. Chi è il miglior allenatore in promozione? Di promozione... Mamma mia. Ma io ti dico, sarò di parte, però Fusè, secondo me, sa quello che fa. Ok. Tante volte magari dovrebbe ascoltare un po' di più i suoi giocatori, però c'ha carattere, sa quello che fa, ripeto, e per la promozione secondo me è un ottimo allenatore. Sentiamo allora il presidente, Beniamino Tomola. Presidente, quest'oggi partita di cartello contro la seconda in classifica, il Trecate. L'obiettivo era quello di rimanere in coda, diciamo, per la zona playoff. Obiettivo raggiunto parzialmente, perché ad oggi il Piedimulera non disputerebbe i playoff essendo quinto in classifica, ma avendo 10 punti di distacco dal Trecate. Comunque mancano 5 partite, è un campionato ancora tutto aperto? Sì, un campionato, come ho già detto a suo tempo, ancora apertissimo, perché diamo per assodato che lo Navasso lo vinca, perché a 6 punti di vantaggio non li sprecano. È lotta per i playoff che è avvincente, dove ci sono, oltre noi che saremo in questo momento tagliati fuori per i punti con il Trecate, perché il problema è che dietro c'è anche il Villa, che sta salendo bene, l'ho già detto recentemente, che può rientrare benissimo nel giro per lottare anche lui per un posto nei playoff. Oggi l'obiettivo era punteggio pieno, avremmo fatto un favore a tutti, anche a tutte le pretendenti, perché insomma avremmo ristretto il margine dei punti per giocarsela alla fine tutti, però diciamo che come è andata la partita dobbiamo essere contenti del pareggio che abbiamo ottenuto tante difficoltà, perché noi, vento fortissimo, siamo passati in svantaggio, secondo tempo contro vento siamo riusciti anche noi a pareggiarla, quindi vuol dire che la squadra ha dimostrato anche carattere e voglia. Ha risentito naturalmente dell'impegno settimanale di mercoledì sera, e quello l'abbiamo pagato anche fisicamente, però diciamo che in questo momento l'importante è raccogliere punti, non perdere gli scontri diretti. Poi domenica ci aspettano altre 5 partite, può succedere ancora di tutto.
analizzando un po' il girone di ritorno del Piedimulera, diciamo si annoverano un filotto di vittorie, gli ultimi tre pareggi e una sola sconfitta. Fosse iniziato il campionato a gennaio, vedremo un Piedimulera al secondo posto. Sì, c'è tanto rammarico perché abbiamo buttato via la prima parte della stagione, buttata via proprio. La squadra ha dimostrato il suo valore nel girone di ritorno. Domenica dopo Pasqua andremo a Carpignano a giocarcela, ovviamente per cercare di portare a casa il massimo risultato possibile. Allora, ultimo minuto e mezzo. Perché ridi? Ma perché ridi? No, niente, è una cosa, io e Morris stavamo parlando di una cosa. Mi fai morire, ascoltami. Vabbè, adesso ti sei dimesso, ti passa la buriana, passa il vento. Vabbè, io ripeto, starò sempre vicino al Bagnella. Ringrazio chi mi ha sopportato fino ai miei collaboratori. Tutti. Ascoltami, in 30 secondi perché dopo sforiamo. Io non so se Fusè sarà l'allenatore dell'Omegna il prossimo anno, perché ho l'impressione che si sia chiuso un ciclo. E come ha detto lui, Fusè ha fatto benissimo in questi anni a Omegna. Certo. Se arrivasse molto una chiamata bene, da quella società lì che tu hai nel cuore, quella fiammella si riaccende o non si riaccende? E dipende se c'è il gas. Ma il gas che lo deve mettere? Sai che c'è il gas, poi devi girare. Lo devi mettere, non mi hai risposto, dura. Non fare politico adesso. No, io non c'entra niente. Perché guarda, tanti dicono, Tabozzi sarà il nuovo allenatore dell'Omegna, sì, vero? Ma me l'hanno già detto, guarda, fanno prima cambiare il Papa, che io vado ad allenare l'Omegna. Te lo dico, perché ho visto delle cose, sentito delle cose che, guarda, non stanno né in cielo né in terra. Sai cosa? Te l'ho detto cosa voglio fare io? Allenare i bambini. Voglio mandarli in prima squadra che sappiano i 10 comandamenti. 5 di possesso, 5 di non possesso. Tattica, vogliamo parlare di calcio? Tattica individuale. Parlo. No, com'è che era? Tattica, vedi? Vedi come tattica imparato. Individuale. Ti devo salutare, Tabo. Ciao, buona Pasqua a tutti. Ecco, con la benedizione pasquale, urbi torbi di mia, di Papa Tabozzi, grazie a Morris. Grazie a voi, buonasera a tutti. Che aveva timore, poi dopo quanto ha visto si è sciolto, quindi alla grande. Dilettanti per dire, torna non lunedì prossimo a Pasquetta, tra 2 settimane. Grazie.